È ancora a stallo per la risoluzione dei problemi del servizio del trasporto pubblico a Chieti. A renderlo noto con un comunicato congiunto sono le segreterie regionali della FILT CGL, FIT CISL e FAISA CISAL, che auspicano una soluzione immediata che possa ridare dignità a questo servizio. Dignità intesa come garanzia e fruibilità delle soste di un lavoro che ricordiamo essere riconosciuto usurante. Agli atti vi è una richiesta di verifica delle percorrenze che, se regolarizzate nella necessaria riprogrammazione di esercizio per le corse da reinserire, chiuderebbe anche questa antica vertenza. A tutt'oggi, spiegano i sindacati, non possiamo riportare alcun segnale distensivo ai lavoratori della panoramica, i quali, aggrediti dall'erosione del loro salario proprio nel periodo più duro della fase pandemica, ricordiamo che la società negò persino l'anticipo della cassa integrazione con ritardi di erogazione anche di 6 mesi, nonostante una legge regionale e una delibera comunale, sono ancora ostaggio di una situazione che ha dell'inverosimile. La tensione nell'ambiente lavorativo si tocca con mano, così come la demotivazione di quei padri di famiglia che durante il più duro lockdown hanno continuato a garantire un servizio impeccabile all'utenza con l'aggravio dei ritmi lavorativi. A giugno 2020, infatti, i lavoratori dell'azienda panoramica avevano ricevuto una lettera di disdetta del contratto aziendale. Un insieme di accordi tra i quali erano riconosciute attività lavorative comunque affettate. A giugno 2020 i lavoratori dell'azienda La Panoramica avevano ricevuto una lettera di disdetta del contratto nazionale, un insieme di accordi tra i quali erano riconosciute attività lavorative comunque effettuate dalla disdetta in poi. I conducenti di autoservizi e filovia hanno visto accrescere gli orari lavorativi per effetto della rimodulazione dei servizi causata dal taglio di risorse. Questi due aspetti si sono sommati, peraltro, all'atavico problema delle percorrenze. I sindacati al tempo, con senso di responsabilità, riuscirono ad approntare una trattativa con la società che però, davanti all'ipotesi del rinnovo di contratto nazionale a fronte del versamento di un una tantum da parte dell'azienda, tornò sui suoi passi. Da allora, solo grazie a due scioperi e manifestazioni in piazza San Giustino con l'interessamento degli esponenti politici locali, si è concretizzato lo stanziamento di 400.000 euro da parte di Regione Abruzzo al Comune di Chieti, da indirizzare al trasporto pubblico locale, che ripartisce lo stanziamento in 250.000 euro al pagamento degli oneri contrattuali e 150.000 al ripristino delle corse bis. Un'importante svolta per la collettività teatina, che ha consentito di sanare le problematiche emerse per le corse scolastiche nelle ore di punta.